Nuovo arresto per il consigliere comunale di Reggio Calabria nel secondo troncone dell'inchiesta sui brogli elettorali alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di sei persone, cinque domiciliari e un provvedimento di sospensione dall'esercizio pubblico. I sei sono indagati a vario titolo per alterazione del voto, falsità ideologica, in atto pubblico ed abuso d'ufficio. I provvedimenti sono stati disposti dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, Stefania Rachele, su richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Domignani. Oltre a Castorina, che è pure ex componente del direttivo nazionale del Partito Democratico, gli altri indagati fanno parte del suo entourage e c'è anche un funzionario amministrativo. A vario titolo sono accusati di diverse ipotesi di alterazione del voto, falsità ideologica, in atto pubblico ed abuso d'ufficio. Si tratta di soggetti che avrebbero aiutato il consigliere comunale nel reperire le copie delle tessere elettorali che poi sono state utilizzate per far risultare il voto degli anziani che non si sono mai recati al seggio. L'indagine è il risultato dei riscontri delle dichiarazioni del presidente di seggio Carmelo Giustra, arrestato a dicembre assieme a Castorina. Proprio l'esponente politico gli aveva consegnato la nomina direttamente nella sua segreteria il venerdì prima delle elezioni per essere nominato appunto presidente di seggio. Mentre una persona incontrata all'interno della segreteria di Castorina, sempre secondo il Giustra, gli avrebbe dato una lista di nomi di anziani con i rispettivi numeri di duplicati delle tessere elettorali che egli avrebbe dovuto inserire nel registro del seggio.